Sente, vedo bene, perfetto, va bene. Allora, vado quindi a presentare. Ok. Questa prima parte che andremo a vedere va a riprendere quello che è stato la parte finale dei webinar introduttivi a cui avete assistito in precedenza nelle scorse settimane. E si riferisce appunto a chi ancora non ha aperto il proprio account di eBay, non ha ancora usufruito delle promozioni, per cui chi ha già fatto queste cose semplicemente poi ci comunicherà il nome del proprio account. Per gli altri appunto è una ripetizione un po' più estesa, con più possibilità di domande di quello che è già stato detto. Per cui tutti i passaggi partono da ebayuniversity.com, che, come abbiamo visto, è la piattaforma che è stata messa a disposizione per i nuovi venditori professionali, in particolare in collaborazione con le camere di commercio. Come detto, una volta che voi avete creato il vostro account, c'è tutta la parte di formazione di cui abbiamo già parlato nel webinar. In questo caso mi concentrerei sull'iscrizione ad eBay, per cui dalla pagina di eBay University scendere fino a iscriviti ora e aderisci alla promozione, cliccando su iscriviti ora e andando poi sul tasto registrati ora, si aprirà questa schermata di iscrizione. Premetto che questo non è l'unico modo di iscriversi per iscriversi a eBay come venditore professionale. Tuttavia, in questo modo, seguendo questi passaggi, voi siete già su eBay University, per cui una volta che vi sarete iscritti, semplicemente tornando indietro si attiveranno tutte le promozioni e il resto. Per cui in questa pagina la prima cosa da controllare, di cui essere sicuri, è che qui vi sia scritto registra un account professionale. Questo perché? Perché c'è anche la possibilità crea un account personale. Come vedete, il layout, quindi le scritte, la posizione delle scritte nella pagina, sono molto diverse tra i due casi. Questo per rendere il più differenziabili possibili i due tipi di account. Infatti, in quello personale vi chiederà semplicemente nome, cognome, email. Mentre, siccome a voi interessa iscrivervi come azienda, avrete invece questa schermata in cui vi chiederà la ragione sociale legale, che nel caso di un account privato sicuramente non ci sarebbe, l'indirizzo email aziendale, la ripetizione dell'indirizzo email, una password a scelta e il vostro numero di cellulare. Per quanto riguarda la ragione sociale legale, è importante inserire solo lettere e numeri, quindi non caratteri speciali, barre, punti esclamativi, eccetera. Una volta che avrete inserito tutti questi dati, cliccando su Iscriviti, si aprirà un'altra schermata, che sarà una schermata di questo. Con queste informazioni, ovvero vi verrà chiesto il telefono aziendale legale, l'indirizzo legale dell'azienda, il tipo di attività, il tipo di azienda, il numero di registrazione dell'azienda, che tuttavia è facoltativo, e il nome e cognome del contatto principale. Vi sarà appunto una parte in cui vi chiederà come vuoi essere contattato e qui inserirete nome e cognome. Importante, visto che questa problematica ogni tanto è capitata, è quella di mettere il nome e cognome o del contatto principale, ovvero del titolare dell'azienda, oppure di un altro contatto a patto che sia un soggetto legalmente legato alla stessa, ovvero che sia presente nella visura camerale. Semplicemente, voi in teoria potete mettere qualsiasi nome.
anche un dipendente e via dicendo. Non preclude la possibilità di iscriversi, tuttavia, siccome eBay, soprattutto dopo un po' di tempo che voi iniziate a vendere, fa anche dei controlli, è importante appunto che sia messo il nome del titolare, appunto, come detto, di qualcuno che sia presente nella visura camerale. Una volta fatti tutti questi passaggi, andando poi su ebay.it, farete l'accesso e troverete qui in alto a sinistra il vostro nome, il nome dell'account che avete scelto, il nome dell'account si può scegliere liberamente in grassetto, e le impostazioni che andremo successivamente a vedere. Per quanto riguarda appunto il nome dell'account che andrete a definire in fase di iscrizione, il nome account non è il nome che comparirà nel vostro negozio, per cui il nome account potete sceglierlo liberamente, semplicemente non può avere spazi o altro, può avere caratteri speciali come trattini, numeri, come ad esempio in questo nostro account di prova, per cui ad esempio io, venditore professionale, potrei anche aprire un account di eBay, chiamare il nome utente Francesco Vitiello, tutto attaccato, e poi in un passaggio successivo che andremo a vedere oggi, decidere invece il nome del negozio e mettere il nome del mio negozio, a prescindere. Per cui per questo passaggio potete anche appunto mettere semplicemente il nome e cognome con la data di nascita. Non è importante, perché appunto quando vi cercheranno non sarà comunque attraverso questo nome utente, sarà attraverso il nome del vostro negozio. Io perciò a questo punto vi lascerei un 3-4 minuti per seguire questi step che vado a farvi rivedere, in modo che possiate già iscrivervi adesso, per chi non è ancora iscritto. Mentre invece chiederei a chi già è iscritto, quindi a chi già ha un account di eBay, di scrivere in chat già il nome del suo account. Questo perché? Perché intanto è utile a noi per vedere quante persone di ogni webinar appunto hanno aperto l'account, un po' perché nel momento in cui voi in futuro apriste un ticket per il supporto, già dal nome account noi così ci possiamo ricordare, ad esempio, che voi avete partecipato a questo webinar, se avevate delle determinate problematiche che magari appunto andavano approfondite, quindi risulta più funzionale sia per noi che per voi. Come detto, i passaggi sono appunto da ebayuniversity.com, andare nella parte iscriviti ora, cliccare poi su registrati ora e inserire tutti i dati fino ad arrivare poi all'iscrizione. Per cui io adesso vi lascerei appunto qualche minuto per questa operazione, dopodiché ci risentiamo, vediamo se ci sono domande e poi andiamo avanti con gli altri step per avere tutte le condizioni per poter poi usufruire delle promozioni messe a disposizione. Allora, visto che alcuni me lo chiedono, vi metto anche direttamente in chat il link per
da questo link, se voi cliccate, si apre automaticamente la pagina di eBay per l'iscrizione dell'account professionale. Intanto vediamo le domande. Allora, se il cellulare è già registrato con un account privato, va bene lo stesso? Allora, per il cellulare credo non ci siano problemi. L'unica discriminante è quella dell'email. Ovviamente se voi avete già utilizzato l'email per un account privato, non potete utilizzare di nuovo quella mail, per cui in quel caso ci sono due soluzioni. O cancellate l'account privato in modo che poi dopo la mail sia di nuovo disponibile, oppure utilizzate un'altra mail. Il nome account dopo la fase di registrazione si può modificare in seguito? Sì. Si può modificare anche il nome del negozio, anche se il nome del negozio è meglio mettere quello definitivo, perché poi in alcuni motori di ricerca rimane comunque il nome originario. Per quanto riguarda il nome utente, invece, potete tranquillamente cambiarlo tutte le volte che volete, assolutamente. Non ci sono problemi. Proprio per questo dico di aprirlo già mettendo il nome del negozio tutto attaccato, oppure nome e cognome, come preferite, e poi nel caso cambiarlo successivamente. Ho registrato l'account seguendo i webinar di Torino. Vorrei cancellarlo e rifarlo, perché l'azienda che ho registrato non è quella corretta. Vorrei cambiare la ragione sociale e fare un nuovo account. È possibile? Sì, appunto, è possibile fare un nuovo account. Semplicemente servirà una mail diversa da quella che è stata utilizzata per l'account precedente. L'account, perfetto, grazie per quelli che hanno scritto in chat. Poi appunto per chi ha già l'account creato, come detto, questa parte sarà un po' una ripetizione. Poi dopo, con la seconda parte di questo webinar e con quelli successivi, invece andremo ad approfondire anche altri aspetti. Come si modifica il nome utente? Faccio vedere subito. Allora, andiamo a condividere. Quando siete su ebay.it avete fatto l'accesso con la vostra utenza. Andando su impostazioni account, si è verificato un errore, perfetto. Allora, riproviamo più tardi. Allora. Ok. Andando su impostazioni account, la prima sezione si chiama informazioni personali e privacy. Da qui, cliccando su informazioni sulla tua attività, e qui avrete le informazioni, quindi il tipo di account, quindi in ogni momento voi potete controllare di aver correttamente creato l'account venditore professionale, ovvero account business, altrimenti verrebbe account personale. L'ID utente, che è il vostro nome utente, voi facendo modifica, ovviamente prima dovrete dare l'accesso, cambia nome utente. Come detto, potete cambiare il nome utente, l'unica cosa è che lo si può cambiare una sola volta ogni 30 giorni. Per cui semplicemente voi potete anche adesso mettere un nome utente, poi lo cambiate, vi prendete il tempo per pensarci, se poi successivamente volete ancora cambiarlo di nuovo,
Dopo 30 giorni potete cambiarlo. Come detto, comunque, il nome utente, facciamo anche un esempio da qui. In questo account di prova, questo è il nome utente. Questa pagina non esiste. Ok, oggi dà un po' di problemi. Questo invece è il negozio. Questo è un negozio di prova che appunto utilizziamo per fare dei test. Per cui questo, in questo caso il nome del negozio e altro nome sono identici. Facciamo un esempio con un altro negozio. Ok, questo qui è il negozio. E invece questo è la vostra utenza. Anche qua in questo caso sono uguali, comunque possono essere anche diversi. Adesso vediamo, cerco un esempio in cui i due nomi sono diversi. No. Ok, questo dovrebbe essere diverso perché sono abbastanza sicuro. Ok, quindi qua questo è il nome utente, poi visita il negozio, che oggi eBay continua a dare. Come vedete, invece, il nome del negozio è diverso. Per cui, ad esempio, voi, non so, avete un negozio di gioielleria, eccetera, gioielleria Tizio Caio, potete mettere nome utente, gioielleria Tizio Caio, tutto attaccato. Il nome del negozio sarà gioielleria Tizio Caio, Udine dal 1900 qualcosa, per cui assolutamente non il nome utente può essere cambiato e non va a influire sul nome del negozio. Un attimo. Ok, mi chiede un metodo di aspetta, partendo da qua. Ok. Allora, se dice che era già presente, può voler dire che magari c'è già un'altra persona che ha quel nome utente, potrebbe essere. Poi chiede metodo di pagamento, ok? Perché questo è, ok, metodo di pagamento è infatti lo step successivo che andremo a vedere. Questo perché quando voi vi iscrivete a eBay ci sono sostanzialmente due costi che in generale andrete a sostenere. Costi che, come vedremo, nel caso delle promozioni verranno tolti per un certo numero di mesi a seconda del tipo di promozione a cui aderirete. Questi costi sono appunto i costi del negozio e i costi delle commissioni sul valore finale, ovvero una volta che voi vendete un oggetto, una percentuale va ad eBay. Perciò vi sarà una fattura da parte di eBay ogni settimana. Impostando il metodo di pagamento, voi impostate fatto come pagare queste fatture di eBay. Vado di nuovo a presentare, okay. Per cui una volta che voi avete creato il vostro account di eBay, se non vi è già stato chiesto in fase di iscrizione, andando su impostazioni account,
il mio eBay informazioni sulla tua attività, esattamente come, come abbiamo visto prima per modificare il nome utente, da qui si potrà gestire tutto. Per cui, quando chiederà informazioni sul pagamento, metodo di pagamento automatico, chiederà aggiorna il tuo metodo di pagamento. Quindi in questo caso viene riportato il pagamento con PayPal o l'addebito diretto, e in questo caso ci sarà il codice IBAN, o la carta di credito, quindi con le informazioni della carta di credito. Come viene riportato qui, useremo questo metodo di pagamento per addebitarti le tariffe di vendita, i rimborsi degli acquirenti e altre tariffe di eBay. Qui voi potete scegliere come pagare a eBay sostanzialmente l'abbonamento del negozio e le commissioni. Oppure, appunto, una volta che vi saranno dei rimborsi, come saranno, su quale mezzo saranno addebitati. La cosa importante, come viene riportato su eBay University, è che per approfittare delle promozioni bisogna avere un account PayPal attivo. Vado ora a chiarire un po' questo punto, perché alle volte può generare un po' di confusione, ovvero eBay consiglia di utilizzare PayPal come metodo di pagamento, tuttavia non è obbligatorio perché, come avete visto, appunto, si può utilizzare sia PayPal, sia debito diretto, sia carta di credito per pagare le fatture di eBay. Tuttavia è richiesto di avere almeno un account PayPal collegato per poter usufruire delle promozioni, per cui sostanzialmente voi create un account di PayPal, lo collegate a eBay, poi potete anche non utilizzarlo, l'importante è che lo abbiate. Se non avete un account PayPal, semplicemente andate su paypal.it. In questo caso vi dirà registrati gratis, scegliete conto business, continua, e andrete a mettere indirizzo email e le altre informazioni. Dopodiché, una volta che avrete questo indirizzo, o se già lo avete, a meno che non vi sia già stato chiesto di collegarlo in fase di iscrizione, andate sempre su impostazione account, in questo caso pagamenti conto PayPal, e qui in questo caso dirà il tuo account eBay è collegato a questo conto PayPal. Se non è collegato, vi darà l'opzione di collegarlo. Comunque, appunto, adesso se poi ci sono altre domande, altre cose, le vediamo. Per cui, come detto, il primo passaggio è quello di iscriversi seguendo il link che vi ho mandato in chat. Una volta iscritti, quindi avendo inserito tutti i dati, ragione sociale, legale, nome dell'azienda, attività dell'azienda, contatto principale dell'azienda, eccetera, si fa poi il collegamento con PayPal, e poi l'altro step sarà la partita IVA, che adesso andiamo a vedere dopo le domande. Allora, mi continua a dare errore. Allora, guardi, a me si è visto da errore eBay ogni due passaggi oggi. Se continua a dare errore, può essere anche che magari sia un problema momentaneo, quindi direi di riprovare più tardi. Quindi, metodo di pagamento che abbiamo visto. Vorrei impostare IBAN aziendale, ma mi chiede di inserire nome e cognome.
Ok, allora per questo direi, allora intanto di fare il passaggio di collegare appunto PayPal. Poi se c'è questo problema del pagamento automatico e via dicendo, di mandare appunto una mail al supporto, anzi la riscrivo, e poi lì vediamo proprio puntualmente, cioè, vediamo proprio qual è la schermata che il problema dà e vediamo di risolverlo. Quindi la mail è supporto cca@ebay.com. Allora, quindi non è gratuito inizialmente? Sì, è gratuito. Io vi sto dicendo quali sono le tariffe da pagare su eBay in generale. Poi, appunto, come andremo a vedere tra un attimo, attivando le promozioni messe a disposizione, all'inizio sarà gratuito. Io non sono autorizzata per il momento a inserire questi dati. Posso continuare? Ah, se adesso per il momento non è autorizzata, io direi appunto di seguire, segnarsi i passaggi, poi in un secondo momento rifare questi passaggi. Se comunque c'è qualche problema, qualcosa, sempre scrivere alla mail di supporto. Con la mail di supporto possiamo sentirci o via mail, via telefono, o altro, e riprendiamo i passaggi. Se si ha un conto PayPal personale, si può collegare in questo caso inserendo una carta diversa? Allora, il conto PayPal deve essere business, come detto, non può essere un conto personale. Noi abbiamo già attivato una carta di credito, non PayPal, ok? Come detto, PayPal serve semplicemente per poi poter aderire alle promozioni e avere un conto. Poi non è importante che voi quel conto lo usiate per i pagamenti. È una sorta di garanzia, perché comunque PayPal fa anche da garante, è una sorta di garanzia che viene chiesta. L'iscrizione a PayPal, appunto, è gratuita, si paga solo una percentuale sulle commissioni, però appunto se voi avete l'account PayPal e basta, e poi per gestire i pagamenti usate altri metodi, è totalmente gratuito. Allora, negli interventi precedenti era stato detto che si dovevano attivare manualmente tutte e due le promozioni perché non venivano attivate in automatico. Ricordo bene, sì, ricorda bene. Infatti, adesso, una volta che abbiamo chiarito questo di PayPal, andiamo a vedere dove inserire poi la partita IVA. Quindi, una volta che questi passaggi sono stati fatti, andremo a vedere come attivare manualmente le promozioni. Allora, non tutti sono autorizzati all'utilizzo della carta, non fa andare avanti senza pagamento. Allora, il pagamento per ora, come detto, lo si può lasciare da parte. L'importante è collegare l'account PayPal e poi inserire la partita IVA. A me si ferma su regibay.it e non mi permette di andare avanti. Allora, questo appunto direi di provare più tardi. Se dà ancora problemi, come detto, scrivere al supporto e vediamo. Così al momento purtroppo non si può. Ah, come si fa a collegare PayPal? Allora, intanto occorre appunto creare l'account di PayPal da paypal.it, oppure in fase di iscrizione dovrebbe anche esserci un punto in cui chiede di collegare PayPal. In ogni caso, per collegare l'account PayPal, così andiamo a rivedere questo, poi anche la questione della partita IVA. Da ebay.it in alto a sinistra, dove c'è il vostro nome account, sotto impostazione account, ed oggi eBay non ne vuole sapere, ha deciso che non deve andare. Per cui ecco, anche per quelli che in chat magari dice non mi fa andare avanti oggi, può essere che ci siano dei problemi di server, magari stanno facendo manutenzione o altro. Allora, facciamo così, apriamo di nuovo, vediamo se essendo un po' più delicati. No, per ora.
avrà qualche cosa eBay adesso in ballo. Ok, riprova più tardi. Va bene. Vediamo se questo problema lo dà solo lì o lo dà con tutto. No, allora, qui funziona. Solo che da qua non si arriva a qui con... Anche qua dà dei problemi. Allora niente, per ora lasciamo un attimo stare questo step perché appunto, come detto, sta avendo un po' dei problemi eBay. Intanto vedo se ci sono altre domande. Ok, ho cliccato. Anche un problema, non mi invia l'SMS di controllo. Allora, SMS di controllo potrebbe essere che magari ci metta un po', effettivamente. Alle volte ci metto un po' di più, un po' di meno. Comunque, qual è la mail di supporto? Comunque, sì, esatto, è questa. Supporto, questa ve la posso riscrivere, però appunto è giusta così. Appunto, è supporto ccciaa@ebay.com. Poi semplicemente mandate una mail scrivendo il nome del vostro account o nel titolo della mail o nel testo, spiegando poi qual è il problema, magari facendo anche uno screen al computer del problema che avete e vediamo di risolverlo. Ho cliccato su collega conto PayPal, mi ha aperto PayPal, mi ha fatto accedere alla mia pagina di PayPal. Esatto, sì, perché... Bisogna poi fare l'accesso, una volta che è fatto l'accesso si seguono i passaggi, si collega e appunto poi adesso nel momento in cui eBay torna a funzionare normalmente vi faccio vedere, cioè normalmente soprattutto le impostazioni account. Ok, adesso funziona, quindi lo condivido. Ora sto funzionando, sono semplicemente uscita, aperto altre pagine, mi ero registrata senza darne avviso. Ok, allora, quindi qua... Presentiamo adesso che funziona. Ok. Quindi, da qui, come detto, per collegare appunto pagamenti conto PayPal, di controllare perché deve comparire la scritta il tuo account eBay è collegato a questo conto PayPal. Qui viene riportata la vostra mail. Altro passaggio da fare, come detto, è quello di andare poi a inserire la partita IVA, se non vi è già stato chiesto in fase di iscrizione. In questo caso, sempre da qui in alto a destra, in alto a sinistra, impostazione account, non lo rifaccio perché non sia mai che mi dà errore di nuovo. Comunque, sempre sul mio eBay, nella parte di preferenze account, cioè impostazioni. Ok, funziona, perfetto. A questo punto si va a scendere fino a che non si arriva a preferenze venditore professionale. La prima voce è esenzione IVA sulle tariffe eBay. In questo caso voi fate modifica. Bene. Partita IVA. In questo caso registra nuova partita IVA, elimina la tua attuale partita IVA, ulteriori informazioni sull'IVA. Per cui semplicemente, se voi non l'avete ancora messa, andate su registra, seguite i passaggi e inserite la partita IVA. Per cui a questo punto vi siete iscritti a eBay come venditori professionali. Avete attivato l'account PayPal se già non lo avevate e lo avete collegato. E avete registrato la partita IVA. Adesso anche qui lascerei un attimo 2-3 minuti di tempo, intanto guardo le domande in chat e poi vediamo come attivare le promozioni. Si è inchiodato nell'URL di PayPal. Oggi è un po' internet, mi sa, in generale, c'è il mondo di internet che sta funzionando un po' così così.
se comunque si inchioda nell'URL di PayPal facendo i passaggi dalla registrazione di eBay, come detto, conviene andare su paypal.it direttamente, registrare lì l'account business e poi successivamente fare il collegamento. Se invece si è inchiodato proprio in fase di collegamento, anche qui l'unica cosa è di riprovare più tardi. Allora, se poi non ci sono altre domande sulla parte della partita IVA, ok, allora torno di nuovo a presentare. Può fare vedere questi ultimi passaggi, ok, allora li facciamo vedere, vi faccio un attimo una panoramica con tutti i passaggi, così. Allora, ok. Allora, il primo passaggio è sempre o dal link che vi ho messo prima in chat, oppure semplicemente da ebayuniversity.com. Si va nella sezione di iscriviti ora e aderisci alla promozione, si clicca su iscriviti ora, si clicca su registrati ora, si inseriscono tutti i dati, ragione sociale, via dicendo, si mette il numero di cellulare, si clicca su iscriviti, si andranno poi a inserire, come detto, il nome del titolare o di persona presente nella misura camerale, nome dell'azienda, attività dell'azienda, indirizzo, eccetera. Dopodiché si verrà chiesto anche appunto di collegare l'account PayPal, eccetera. Se per qualsiasi motivo non viene chiesto, si può andare o su paypal.it, registrarsi, sempre conto business, e poi collegarlo, oppure andare direttamente su ok, andiamo qui, ok, su ebay.it, avendo fatto il vostro accesso, sotto impostazioni account, andare sotto pagamenti conto PayPal e fare direttamente il collegamento da qui. Come detto, poi da qui si può vedere il riepilogo del conto, la cronologia, aggiornare le impostazioni e via dicendo. Per inserire invece la partita IVA, se non vi viene chiesta durante la fase di iscrizione, sotto preferenze account, impostazioni, dovete scorrere le impostazioni finché non arrivate alla sezione preferenze venditore professionale. E in questo caso avrete esenzione IVA sulle tariffe di eBay. Cliccando su modifica vi dirà inserisci nuova partita IVA. Inserite la vostra partita IVA e siete a posto. Per quanto riguarda appunto invece il metodo di pagamento, quindi come pagate poi le fatture che eBay andrà ad emettere, sotto informazioni sulla tua attività, informazioni per il pagamento, quindi aggiorna metodo di pagamento automatico. E quindi si avrà PayPal a debito diretto o carta di credito. Come detto, questo appunto è per quello che dovete pagare voi a eBay, che all'inizio non dovrete pagare niente perché appunto avrete le promozioni, per cui i primi mesi sarà tutto gratuito, mentre invece, visto che già ci potrebbe essere questa domanda, invece per selezionare come i vostri compratori vi pagheranno, per quello c'è tutto un altro passaggio che dopo la mia collega Sara vi mostrerà. Scusa Francesco, ma si vede il tuo schermo condiviso in piccolo, quindi è come se non si vedesse niente dei tuoi passaggi che hai mostrato, almeno io vedo così, ma mi pare di capire che anche altri in hanno piccolo. Lo stesso problema. Sì, come se fosse un partecipante di tutti gli altri, dell'altro del gruppo. Ok, allora provo a ricondividere, perché io faccio presenta, poi faccio tutto lo schermo
e poi qua condividi. Non so se si vede ancora, sì, ancora in più. È ok. Ok. Boh, ogni tanto... Ok. Allora. Adesso se si vede, per cui... se prima si vedeva in piccolo, ridico un attimo quest'ultimi passaggi, così si vedono anche in grande. Allora, per collegare il conto PayPal si va sotto il mio eBay, impostazione account, pagamenti, conto PayPal, e si va a collegare. Per la partita IVA si va sotto preferenze account, impostazioni, e si va sotto preferenze venditore professionale, esenzione IVA sulle tariffe eBay, si clicca modifica e si inserisce la partita IVA. Per invece scegliere qual è il metodo di pagamento, che dovete comunque selezionare, perché comunque eBay vi metterà una fattura anche quando avrete le promozioni semplicemente sarà una fattura di zero euro, un po' come quando, non so, vi iscrivete a Netflix, fate il mese di prova gratuito, vi chiede comunque il metodo di pagamento, vi chiede comunque gli estremi della carta, esattamente allo stesso modo. E quindi in questo caso per metodo di pagamento, quindi metodo di pagamento automatico, sotto informazioni per il pagamento, potete scegliere PayPal a debito diretto o carta di credito. Anticipo già che quando poi invece andremo a vedere quali sono i metodi di pagamento da parte dei vostri compratori, oltre a questi tre si potrà anche mettere assegno, contrassegno, c'è molta più libertà da questo punto di vista. Ok, allora, vediamo un po' se ci sono altre domande in chat. Ho bisogno di nuovo il passaggio per inserire la partita IVA. Ok, l'abbiamo rivisto. Allora, aspetta, prendo le domande da prima. Passaggio partita IVA l'abbiamo visto. Io non ho intenzione per ora di aprire l'account, quanto di valutare tramite il webinar la possibilità di strutturato il sito eBay, tanto non avendo attività commerciale, è comunque interessante il webinar. Grazie, spero. No, 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 beh, assolutamente non compromette nessuna adesione. Semplicemente poi successivamente, se vorrà rifare gli stessi passaggi, eccetera, può sempre rimettersi in contatto con noi, però assolutamente non compromette nessuna media o altro, anche perché, come detto, iscriversi a eBay, poi tutto il resto vuole essere un'opportunità, non un obbligo sicuramente. Ok, adesso vedo in piccolo, spero che adesso poi si veda. Siccome sono recente su registra account, perfetto, sì, perché per registrare l'account professionale, come detto, non bisogna passare per forza da eBay University, solo che visto che, come andremo a vedere adesso, invece per le promozioni bisogna passare necessariamente da eBay University, è più conveniente fare tutto insieme da lì. Però per registrarsi da eBay come venditore professionale si può fare anche direttamente da eBay, assolutamente. È obbligatorio PayPal, vedo che è possibile anche l'addebito sul conto. Allora, esatto, come dicevo prima, per quanto riguarda il metodo di pagamento si può mettere anche addebito sul conto, carta di credito. Serve avere PayPal semplicemente come garanzia, quindi serve avere il conto PayPal. Poi quel conto voi potete anche non utilizzarlo, l'importante è che sia collegato, per cui io, venditore professionale, che voglio pagare tramite bonifico, scusate, tramite addebito sul conto, collego comunque PayPal, faccio un account PayPal, lo collego, poi lo lascio lì, semplicemente quel conto PayPal esiste, e poi tutti i pagamenti che io devo fare a eBay o con i venditori, eccetera, li gestisco in altro modo. Perché infatti, come avete visto, comunque sono due passaggi distinti, quello di collegare il conto PayPal e quello di scegliere il metodo di pagamento.
Se in account pagamenti, conto PayPal, vuol dire che il conto è correttamente collegato se compare appunto l'account collegato PayPal, questo account eBay è collegato all'account PayPal e c'è la mail. Allora in quel caso sì. Ho cliccato, ho fatto il login, ma non vedo una conferma di collegamento con il conto aziendale PayPal. Allora, rivediamo anche questo. Allora, dovrei aver capito perché prima faceva vedere in piccolo. Quindi adesso spero che non faccia vedere più in piccolo, nel caso ditemelo. Ok. Allora, come detto, da impostazione account il mio eBay, se voi andate sotto pagamenti, conto PayPal, se è collegato correttamente dirà il tuo account eBay è collegato a questo conto PayPal per fare acquisti e quindi ci sarà qua la vostra mail. Se non è ancora collegata ci sarà l'opzione collega account e da lì si andrà a collegare. Allora, a questo punto direi abbiamo visto i diversi passaggi, quindi abbiamo visto come ci si iscrive a eBay come venditori professionali, le informazioni. Abbiamo un account PayPal attivo e partita IVA, per cui appunto anche qua nelle condizioni non viene detto avere PayPal come metodo di pagamento, ma semplicemente avere un account PayPal attivo e partita IVA, per cui in questo modo abbiamo soddisfatto tutte le condizioni necessarie per approfittare delle promozioni. Le promozioni, le vado a ripetere, appunto le abbiamo viste insieme con i miei colleghi nei webinar introduttivi, sono 4 mesi e mezzo senza commissione sul valore finale, 6 mesi di negozio premium gratuito e 12 mesi di negozio base gratuito. In questo caso, prima di andare a vedere come attivare le promozioni, faccio un attimo una panoramica su quelle che sono le tariffe per i venditori professionali, anticipando quelle che potrebbero essere già vostre domande. Si parla appunto di 4 mesi e mezzo senza commissioni sul valore finale. Questo perché appunto quando un oggetto viene venduto, e solo quando viene venduto, viene addebitata una commissione. Questa commissione non è fissa, dipende dalla categoria di prodotto che voi vendete. Per cui qui vengono riportate, ad esempio, i dispositivi tecnologici come utensili, televisori, cellulari, hanno una commissione del 4,3%. Quelli invece di accessori di tecnologia, quindi ad esempio informatica, ricambi per elettrodomestici, sono del 6,1%. I ricambi accessori per auto e moto sono quelli con la percentuale più alta e hanno una commissione del 9,6%. Home decor, quindi sostanzialmente tutta la parte di arredamento della casa, giardino, eccetera, inclusi anche cibi e bevande, perché ad esempio anche un'altra domanda che viene fatta spesso è come vende il mercato del food su eBay. Vende molto bene, soprattutto dal periodo del lockdown in poi, e alcuni settori, come ad esempio il caffè e il vino, vendono molto molto bene su eBay. In questo caso la commissione è dell'8,7%, pneumatici e cerchi è 4,3% fino a un massimo di 22 euro, e tutte le altre categorie che non fanno parte delle categorie precedenti, quindi abbigliamento, accessori, bellezza, salute, eccetera, sono invece all'8,7%.
Come detto, attivando, come vedremo adesso, questa promozione, per i primi 4 mesi e mezzo voi non pagherete nessuna di queste commissioni, per cui avrete 0% di commissione sul valore finale. Per quanto riguarda invece le inserzioni, se voi, questo per spiegare perché è importante avere il negozio, ovviamente il negozio è importante perché è come avere una vostra vetrina, voi dovete immaginare eBay come se fosse un centro commerciale sostanzialmente, un centro commerciale in cui all'interno ci sono tutta una serie di negozi, per cui questi negozi hanno sicuramente una buona visibilità all'interno di questo centro commerciale. Inoltre, se non si ha il negozio, le tariffe di inserzione sono di 30 centesimi, cioè ogni inserzione che voi caricate costa 30 centesimi, mentre invece le inserzioni sono gratuite nel caso dei negozi, a seconda poi del tipo di negozio. Qui viene riportata una breve panoramica, anche questo è stato visto nel webinar, vado comunque a farlo rivedere, per cui vi è il negozio base premium e premium plus. Premium plus è già un negozio molto avanzato, come si evince anche dal prezzo, e non fa parte della promozione. La promozione riguarda solo il negozio base o premium, e come viene riportato, sono o 6 mesi di negozio premium o 12 mesi di negozio base. Molto brevemente, quali sono le differenze? Le differenze sono che nel caso del negozio base voi avete 300 inserzioni al mese gratuite, e superate queste 300 inserzioni ogni inserzione costa 10 centesimi. Nel negozio premium invece le inserzioni sono 10.000, e in questo caso superate queste 10.000 le inserzioni costano 5 centesimi. Per cui facendo uno screening in base a queste informazioni, se siete all'inizio, quindi non avete in mente di caricare tantissime inserzioni, può essere più vantaggioso iscrivervi al negozio base, quindi attivare la promozione per il negozio base. Se invece già avete ad esempio un vostro sito di vendita online, comunque volete già provare a vendere di più, più prodotti, può andar bene il negozio premium. Inoltre, qui non è riportato, col negozio premium queste 10.000 inserzioni possono essere caricate non solo su eBay.it, ma anche su altre piattaforme eBay di altre nazioni, ad esempio eBay.uk o eBay.fr. Per cui, anche se in realtà magari voi siete alle prime armi, tuttavia volete fare un po' di test e provare a vendere all'estero, può essere utile comunque fare il negozio premium, perché appunto dà la possibilità di caricare le inserzioni anche su altri siti di eBay. Come detto, per quanto riguarda per quanto riguarda l'attivazione di queste promozioni, in fondo alla pagina di eBay University, a cui si accede da qui, quindi cliccando su iscriviti ora, vi sono due link. Questi due link vanno a indicare il primo, con un asterisco, l'offerta di 4 mesi e mezzo, senza commissione sul valore finale. Il secondo link, con 2 asterischi, invece sono 6 o 12 mesi di negozio gratuito. Importante, soprattutto visto che ci stiamo avvicinando anche una di queste due date, l'offerta sulle commissioni va attivata entro il 15 novembre, per cui fino al 14 novembre sostanzialmente potete attivarla e varrà 4 mesi e mezzo a partire dal momento in cui l'attivate. Stessa cosa per l'offerta del negozio, solo che in questo caso la scadenza è il 31 dicembre. Ovviamente
la cosa migliore è attivarle tutte e due insieme, nel senso nello stesso momento, nello stesso giorno, perché avrebbe poco senso iniziare ad avere commissioni, zero commissioni, se poi non avete ancora aperto il negozio con la promozione. Per cui, cliccando sul primo link, vi comparirà questa schermata e cliccando su attiva l'offerta andrete ad attivarla. Per il secondo link, stessa cosa, andate a cliccare, in questo caso semplicemente dovrete scegliere fra le due opzioni, o 12 mesi di negozio base o 6 mesi di negozio premium. Ora vado un attimo a vedere se ci sono delle domande in chat. Allora, collegamento l'ho fatto, ma trovo sempre il pulsante collega il conto PayPal. Ok, in teoria da lì dovrebbe poi andare sulla pagina di PayPal, inserendo l'indirizzo email e credenziali dovrebbe collegare. Quindi commissioni per accessori e per macchine utensili. Allora, accessori per macchine utensili dovrebbe andare sotto ricambi e accessori, non so se è per auto e moto o se è semplicemente tech accessori, quello bisognerebbe poi andare a vedere. Allora, per macchine utensili, se macchine utensili sono intese sulla falsa riga degli elettrodomestici e tutto, dovrebbe essere 6,1%, solo che anche su questo non sono sicuro e dovrei controllare un attimo. Non vedo la possibilità di vendere torni e frese. Torni e frese, se non sono su queste altre categorie, credo che vadano allora a questo punto sotto altre categorie in generale, per cui 8-7%. Non vedo la possibilità di vendere prodotti in download. In che senso vendere prodotti in download? Cioè, non ho capito a cosa si riferisce. Poi, ho perso il passaggio su dove attivare le promo. Sì, adesso assolutamente vi passo in chat direttamente i due link. Allora, abbiamo opere multimediali da scaricare. Allora, vengono venduti alcuni prodotti in download, ad esempio software gestionali, antivirus. Non sono sicuro che si possano vendere poi opere multimediali, perché in generale comunque eBay è più una piattaforma di beni che di servizi, per cui anche su quello bisognerebbe un attimo provare a chiedere, provare a vedere, perché so che appunto alcuni vendono antivirus o cose del genere, opere multimediali che io sappia no, in realtà. Il negozio base pubblica inserzioni solo su eBay.it. Se volessi far apparire inserzioni anche su altre piattaforme estere, scegliere quali, cosa devo fare? Il negozio Premium Plus pubblica anche su altre piattaforme estere, ok? Faccio un inciso su questo argomento perché può interessare un po' tutti. Allora, esistono due metodi di vendita all'estero. Questo argomento in realtà lo andremo a vedere più nel dettaglio domani, nella seconda sessione, ve lo anticipo comunque. Se voi avete l'account base, potete comunque vendere all'estero, solo che sarà una vendita passiva. Vendita passiva cosa vuol dire? Che voi pubblicate il vostro prodotto, la vostra inserzione su eBay.it in italiano e fra le opzioni di vendita metterete che, ad esempio, accettate anche la spedizione in Germania. Per cui se un acquirente dalla Germania, andando su eBay.it, vede la vostra inserzione, può decidere di acquistarla e voi gliela spedite. Se invece avete il negozio premium, voi potete proprio direttamente pubblicare l'inserzione su eBay.de, quindi sul dominio tedesco, in tedesco, ovviamente questo avrà più visibilità. Per quanto riguarda la traduzione,
non dovete necessariamente farla voi, anche questo lo vedremo domani più nel dettaglio. C'è un servizio che è gratuito appunto per i possessori del negozio premium, che si chiama Web Interpret o Programma di Espansione Europea. È un servizio che gratuitamente traduce le vostre inserzioni nella lingua richiesta e le pubblica sul sito di eBay corrispondente. Quanto dura un'inserzione? Questo si può scegliere. Si può scegliere a metterla 30-60 giorni, mi pare. C'è anche l'opzione per cui ogni 30 giorni si rinnovano in automatico, per cui se mettete quell'opzione non dovete preoccuparvi di niente. Semplicemente poi, come andremo a vedere, nel momento in cui non volete più che ci sia quell'inserzione, c'è l'opzione chiudi inserzione e semplicemente la togliete. Ho fatto iscrizione a tutte e due le promo, ma quella che dovrebbe essere gratuita per un anno mi dà scadenza, ok, è semplicemente un errore che viene dato. In realtà poi si rinnova con l'anno nuovo. Ad alcune persone è successo che dia poi come scadenza 31 dicembre, in realtà poi continua anche dopo. L'importante è che appunto siano state attivate. Per cui, avendo risposto a questo, allora vi metto in chat i due link per attivare le due promozioni. Questo è un'altra cosa. Qua. Okay. Allora, quindi, il primo link che vado a mettervi è per attivare la promozione delle zero commissioni. Il secondo link, invece, che vado a mettervi è quello per attivare il negozio gratuito, che come detto si può scegliere fra 6 mesi di negozio premium o 12 mesi di negozio base. Qui vado a ricondividervi per farvi vedere poi una volta che è stata attivata. Allora. Una volta che voi avete attivato la promozione del negozio, per vedere che la promozione sia attiva, che quindi vi siate iscritti al negozio corretto e vi sia stata attivata la promozione, andate sempre in alto a sinistra su impostazioni account, sperando che adesso funzioni. Ok, perfetto. Nella sezione vendite, vi sarà la sezione iscrizioni. E iscrizioni, vedete iscrizioni attive. In questo caso, ad esempio, vedete promozione applicata, negozio base, costerebbe 19,50 € al mese, però l'importante è che ci sia la dicitura gratis e qui comparirà la data di inizio della promozione e la data di fine. Per cui ipotizziamo che voi attiviate 12 mesi di negozio base oggi, ci sarà 20/10/2020, 20/10/2021. Ok, quindi questo per quanto riguarda appunto tutta la parte delle iscrizioni e delle promozioni. Come detto, l'importante per le promozioni seguire i link che vi ho messo in chat o comunque arrivare a quei link dei eBay University. Questo perché se voi tentate di iscrivervi al negozio da eBay.it direttamente, eBay non è in grado di riconoscere che voi state usufruendo della promozione. Altra cosa importante che faccio notare, c'è questo problema per cui abbiamo già segnalato la cosa. In fase di abbonamento la dicitura plus e la dicitura premium è invertita rispetto alla promozione, per cui voi rifatevi sempre, il negozio base rimane uguale, base, rifatevi sempre al prezzo. Quindi il negozio premium è quello che costa 39,50, che poi qui si chiami plus, è indifferente.
semplicemente appunto fare attenzione a questa cosa, perché ad esempio se voi avete attivato la promozione per il premium, qui vi verrà scritto plus 39,50 euro al mese e sotto gratis per 6 mesi. Quindi importante, onde evitare di attivare per sbaglio, quindi guardare sempre il prezzo. Quindi quello da 149,50 lasciatelo stare, perché non fa parte della promozione. Qui poi, come detto, comunque vengono riportati tutto quello che è stato detto prima, quindi le commissioni, quanto costano le inserzioni, superato una certa soglia, quelle gratuite, via dicendo, più altri vantaggi che andremo a vedere anche domani. Ora, ok, stop sharing, vediamo in chat. Noi dobbiamo attivare ora, quando vogliamo, entro il 14 novembre. Allora, quando volete, entro il 14 novembre. Allora, io consiglierei, allora, ora, se comunque avete già in mente sostanzialmente alla fine di queste tre sessioni di training, di iniziare già a vendere. Se volete prendervi ancora un po' di tempo, non ci sono problemi. La cosa che io consiglio intanto è comunque creare l'account, come abbiamo visto, perché tanto creare l'account è gratuito, non fa partire nessuna promozione. Come avete visto, le promozioni non partono in automatico con la creazione dell'account. Importante è segnarsi la data e non perdersela, perché se poi vi perdete la data, dopo non è più possibile usufruire di questa promozione. E già che ci sono, vi ricordo che per quanto riguarda le promozioni, ad esempio, del negozio, si può in qualsiasi momento annullare l'iscrizione senza alcuna penale né altro. Per cui, mettiamo, voi fate 12 mesi di negozio base, dopo 3 mesi vedete che non vi trovate bene, non vendete abbastanza, eccetera, eccetera, potete tranquillamente disdire l'abbonamento e non dovete pagare nient'altro. Per cui, allora, questo abbiamo visto. A questo punto io lascerei la parola alla mia collega Sara, che invece vi parlerà a questo punto, una volta che voi avete fatto l'iscrizione, avete attivato le promozioni, come aprire effettivamente il negozio, come iniziare a impostarlo e come si gestisce tutta la parte delle spedizioni, dei pagamenti e delle inserzioni. Poi comunque io sono sempre qui, ci ritroviamo per poi eventuali domande o altro, assolutamente. Tanto nei tempi ci stiamo. Adesso ho visto un attimo che Sara si era scollegata, forse ha avuto dei problemi di connessione, per cui intanto rimango qui io e vedo se poi ci sono altre domande o altre cose. E intanto a questo punto, già che ci sono, come detto prima, se qualcuno intanto, oltre a quelli che hanno già scritto in chat, ha aperto un altro account su eBay questa mattinata, in quest'oretta, lo scriva pure in chat, così poi ce lo segniamo. Tanto per controllare inserimento corretto partita IVA, ok, allora tanto mentre aspettiamo la mia collega faccio rivedere, per controllare che la partita IVA sia stata inserita correttamente, ok, da ebay.it si va nella parte sempre di impostazione account, sotto preferenza account c'è la voce impostazioni, da impostazioni si scorre fino a preferenze per venditore professionale, qui ci sarà esenzione IVA, quindi qua ci sarà riportata
Se invece non è stata inserita, dirà richiesta non effettuata. Cliccando su modifica, qui verrà detto appunto registra nuova partita IVA, elimina o ulteriori informazioni sull'IVA. Per cui controllate da qui, quindi da queste impostazioni, se avete inserito correttamente la partita IVA. Al negozio dove lo creo, allora adesso appena appunto si ricollega al mio collega. Scusatemi, ho perso la connessione. Perfetto, adesso vedrete con Sara tutta la parte del negozio, come si crea, come si gestisce e via dicendo, per cui lascio a lei la parola. Buongiorno a tutti, e io vi farò vedere un po' la console del venditori e come si gestiscono le regole di vendita e anche creeremo un'inserzione per vedere come si caricano. E per andare sulle console del venditori dobbiamo andare sempre, aspetta un attimo, ok, e per andare alle console del venditori dobbiamo andare sempre sul mio eBay a vendite, qua c'è la schermata. E la console del venditori è progettata per facilitare la gestione del vostro account e come venditori professionali, e mette a vostra disposizione strumenti per gestire le ordini, il marketing e le promozioni, e anche la configurazione dell'account e diverse informazioni di vendita. E questa è la schermata principale. E qua abbiamo la panoramica, e quali le sezioni, ordini, inserzioni, marketing, performance e anche l'analisi. E per personalizzare e per attivare questa console dei venditori dobbiamo sempre su questa schermata e andare qua, c'è un account che noi abbiamo per fare delle prove, ma dovete andare su personalizza e da qua potete gestire tutto ciò che volete avere a disposizione su questa console dei venditori. E su questa barra avete le inserzioni, il feedback, le offerte promozionali, l'attività e le vendite che avete fatto, e il link che volete mettere a vostra disposizione per averne più veloce, anche un riepilogo dall'account, e il traffico, gli strumenti di vendita, e gli ordini, il livello di venditore che sei, anche gli annunci di vendita. Ok. È consigliato attivare tutti i widget a disposizione, tutto ciò che appare qua, e tenere in alto la sezione soprattutto attività, vendite, ordini e il tuo livello di venditore. Poi Da questa parte dove potete personalizzare questa console, e qua c'è tutto organizzato, vediamo qua ad esempio la nostra attività, e quale vendite, e un'analisi delle vendite che avete fatto. Da qua potete gestire tutte le ordini. Poi le inserzioni, creare le inserzioni e vedere le bozze che avete fatto, le inserzioni in corso e le programmate, cioè tutto questo. Anche le vendite appaiono qua, e le vendite degli ultimi 30-31 giorni. E poi anche il traffico,
della vostra attività, un po' qua il livello del venditore per paese e poi il feedback che avete dei vostri acquirenti e poi il link, come ho detto prima, è diretti. E avete a disposizione anche gli strumenti di vendita, e cioè da qua potete vedere il vostro negozio, le iscrizioni che avete, e PayPal potete accedere anche tramite questa schermata, anche a PayPal, e come gestire il vostro negozio, e il gestore delle vendite promozionali, un po' anche lo scambio file, che è un'interfaccia per caricare e prodotti massivamente, che quello lo vedremo domani. C'è un po' come gestire e controllare il vostro account. Ok, e da qua andiamo sulle regole di vendita, che andiamo su impostazione account. Qua in vendite, gestore delle regole di vendita. E arriviamo qua. E a questa schermata potete creare le regole che volete inserire nelle vostre inserzioni. Cioè deve essere una regola di pagamento e un'altra di restituzione e un'altra di spedizione. Quando voi create l'account, ovviamente questa schermata è vuota, e per creare le regole dovete andare qua su crea regola, e cioè che vogliamo fare la regola di pagamento, ad esempio, e qua e inseriamo tutti i campi, tutte le cose che vogliamo mettere per questa regola. E dobbiamo inserire il nome della regola con un limite di 64 caratteri e anche una descrizione della regola, che è il testo aggiuntivo che ci aiuta a identificare il contenuto della regola. E poi dobbiamo selezionare almeno un metodo di pagamento, consigliato sempre PayPal, ma quello che volete voi. E avete a disposizione, come ve ne ha detto prima Francesco, e altri metodi di pagamento, e poi sarebbe soltanto salvare quella regola che avete creato. È sempre lo stesso con le tre regole che dovete inserire. Come vedete qua c'è il tipo di regola, cioè pagamento, restituzione, spedizione. Qua il nome della regola, che è quello che volete inserire, cioè questa è le vostre regole. Sono ad esempio qua IT payment. Ok, qua c'è una descrizione che è quello che abbiamo visto adesso. E per creare tutto questo lo dobbiamo inserire nell'inserzione che vogliamo caricare. E per caricare per creare queste inserzioni, dobbiamo andare sempre su il mio eBay, vendite. Un po' lento oggi. Ok, sempre su inserzioni, vediamo via qua che appare l'opzione di creare l'inserzione. Da qua non solo potete creare l'inserzione, che come vedete si crea qua a sinistra e a destra, e potete gestire tutte le inserzioni che avete in corso. Ad esempio qua abbiamo fatto noi delle prove, e da qua potete gestire tutto, potete creare, potete modificare le regole. Qua se andiamo su modifica, e potete anche eliminare e rimuovere
queste inserzioni. E ci sono anche inserzioni non venduti, le bozze, e quell'inserzione programmate che volete, non lo so, lunedì 21 ottobre, avere un'inserzione programmata e quelle scadute. E da qua si può gestire anche, potete andare direttamente sul gestore delle regole di vendita, come se non volete andare qua in impostazioni account e così via, e potete andare direttamente da qua. E adesso vi farò vedere un po' come si crea un'inserzione. Ok, andiamo qua, crea un'inserzione e avete a disposizione l'opzione di fare un'inserzione singola o un'inserzione multiple. E adesso noi faremo un'inserzione singola. Ok, e quando andate su create inserzione è arrivata questa schermata e qua dovete inserire sia il codice UPC, l'ISBN, il codice di prodotto, il nome di quel prodotto che volete mettere in vendita, ad esempio. Ok. Qua vedete prodotti simili nel nostro catalogo eBay. Io ho scelto la PlayStation. Ok. E continuiamo senza selezionare un prodotto. E qua c'è la bozza dove noi dobbiamo compilare questi campi. E per creare l'inserzione, quello che dovete compilare sono i dettagli di quell'inserzione che volete mettere in vendita. E il titolo deve essere lungo, cioè viene spiegato, e il nome, forse se volete anche il colore, e le varianti che abbia il prodotto, e tutto quello che volete mettere per fare vedere il vostro prodotto. Il sottotitolo no, non si mette più, se volete è a pagamento, e poi l'etichetta personalizzata o lo checkout del prodotto, l'identificatore del prodotto, e poi dovete scegliere la categoria, e ad esempio io metterei qua videogiochi e console, ma potete scegliere quella categoria che è più vicina a quel prodotto che volete mettere in vendita. Potete anche aggiungere una seconda categoria e tutte le categorie che avete a disposizione, che ci sono troppi. Anche per sapere, non a questo punto perché stiamo creando un annuncio manualmente, ma avete a disposizione questa pagina che è totalmente gratuita, Fruition, e dovete soltanto fare il login e se non avete se non siete registrati vi consiglio di registrarsi e fare il login, perché avete a disposizione da qua molte informazioni utili per le categorie eBay. Ok, e da qua si possono mettere anche le varianti, cioè se vendi più varianti di un oggetto, misura, colore e tutto ciò che vuoi dire su questo prodotto, e puoi inserirle tutte in un'unica inserzione e comprarlo subito con più oggetti. E a questo modo risparmierete tempo e anche denaro. E dovete mettere anche l'EAN, se non l'avete a disposizione, e il valore che si usa è non applicabile,
e poi la condizione, e se è nuovo, se è aperto, non mai usato, ricondizionato, e tutte quelle condizioni sono quelle che avete a disposizione. E poi potete aggiungere le foto, fino a un massimo di 12 foto, e avete anche a disposizione le specifiche dell'oggetto, e ad esempio la marca, e anche se non volete mettere la marca, possiamo anche mettere qua non applicabile, o senza marca, generico. Poi piattaforma, il modello, sono tutti questi campi che dovete compilare, sono specifiche, informazione dettagliata per fare più visibile la vostra inserzione. E potete anche mettere il colore, la capacità di memorizzazione, cioè il tipo di prodotto, anche il codice regionale, un po' tutto questo, la quantità del prodotto e anche la unità di misura e altre opzioni aggiuntive, come ad esempio più caratteristiche che volete mostrare. Potete aggiungere quelle che volete. E come vedete, potete fare una descrizione dell'oggetto, e vi consigliamo di farla il più accurata possibile. E potete anche fare, questo un po' più complesso, ma ci sono dei templates con l'index HTML per i venditori che già sanno fare questo. Anche potete scriverci alla nostra email di supporto, se siete in grado di pubblicare con la descrizione in HTML, e ci aiutiamo. E poi qua vediamo i dettagli delle vendite, ad esempio il formato che vogliamo, cioè asta online o compralo subito, e la durata dell'inserzione, e anche il prezzo, e l'IVA, la quantità. E poi qua arriviamo alle regole di vendita. E qua dobbiamo inserire, come abbiamo visto prima, le regole sia per il pagamento, per la spedizione e per la restituzione. Ad esempio, noi abbiamo messo qua la nostra predefinita IT Payment, e abbiamo messo per la spedizione anche questa di default, e la regola di restituzione. E potete creare tante regole come volete, dipendendo di quello che volete spedire, pagare o restituire. Avete anche quale dimensione e peso del pacco, cioè questo non è obbligatorio, però quanta più informazione meglio per voi e anche per gli acquirenti. Ok, e da qua avete a disposizione le promozioni, per dirlo così, le opzioni che potete mettere, ad esempio le inserzioni sponsorizzate, che migliora la visibilità dei vostri oggetti, e poi ad esempio l'acquisto multiplo scontato, offrite uno sconto quando gli acquirenti acquistano più di un oggetto per volta. E per mettere in vendita, ad esempio, questa inserzione che abbiamo un po' visto creato, tra virgolette, possiamo salvare come bozza e vedere l'anteprima, sarebbe questo. Vediamo come va l'inserzione, ok, non ho messo né foto né niente, ma
serve un po' così, potete da qua potete modificare, aggiungere quello che volete. E poi se avete deciso che c'è tutto a posto e volete pubblicare già l'inserzione, e andiamo qua e mettiamo in vendita la nostra inserzione. Ok, non so se avete qualche domanda, devo guardare la chat. Si può mettere per quanto riguarda la quantità del prodotto, c'è un limite numerico? No, non ci sono limiti numerici, e vale comunque come un'inserzione, sì. Potete mettere la quantità che volete. Si può mettere link a video illustrativi del prodotto presenti su YouTube? E penso di no, ma non sono sicuro. Questo non credo. Cioè, sì, non credo. Non si può in generale mettere dei link che rimandino a nulla nell'inserzione. Si può fare il contrario. Cioè, se voi, ad esempio, avete una pagina Facebook, mettere un link all'inserzione, quello assolutamente si può fare. Il contrario no, non si possono inserire link, per cui solo le foto del prodotto caricato e basta. Esatto. E non ho il link regole, devo prima creare il negozio, come si fa? E per creare il negozio, se lo vuoi fare offrendo delle promozioni, sempre sulla pagina di eBay University, poi se no sempre andando su il mio eBay vendite impostazioni, un attimo, il mio eBay vendite impostazioni account, andiamo su impostazioni account. E a vendite troviamo il gestore delle regole di vendita. Comunque sì, dovete aprire il negozio per inserire, perché in caso di, ad esempio, gioielleria, se non avete il codice EAN dovete inserire il valore non applicabile, sia per il codice EAN sia per l'MIPN. Scusatemi. Adesso sì. E come dicevo, per andare sempre al gestore delle regole di vendita, andiamo su impostazione account, lo possiamo fare anche come abbiamo visto prima, il mio eBay vendite, qua dove c'erano le inserzioni, ma vediamo i due modi. Da qua andiamo in giù, gestore delle regole di vendita, e qua probabilmente sia vuoto. E da qua create voi le regole che volete, potete riassegnare anche le inserzioni, eliminare o riordinare le regole. E un altro modo è sempre sul mio eBay vendite. Inserzioni. E impostazioni, gestore delle regole di vendita. E arriviamo allo stesso punto. Ok. Vediamo. Ok. Se non ci sono
più domande, non avete il prodotto, viene messo un documento fiscale con solo al venditore, oppure viene messo un documento di vendita in automatico. Una volta venduto il prodotto viene messo un documento fiscale con software. Sinceramente non lo so, dovrei... Allora, vediamo, per quanto riguarda questo, una volta venduto il prodotto, allora semplicemente è come se voi vendesse un prodotto normalmente nel negozio fisico, perché eBay comunque non rilascia documenti altro, nel senso che non è sostituto di imposta o cose del genere, sostanzialmente. Comunque, per le regole di vendita, vi lascio in chat questo link, perché è capitato con alcuni venditori che ci hanno contattato sulla mail di supporto, che anche dopo aver aperto il negozio non comparissero le... sostanzialmente non comparissero le regole di vendita dove vi ha indicato Sara. Per cui, cliccando su quel link, una volta che avete il negozio e tutto, vi darà la possibilità, a un certo punto verrà inizia e da lì vi si aprirà poi la schermata. Allora, vediamo, perché non mi ricordo se c'era qualche altra domanda prima. Qualcuno aveva chiesto, questa qua non so se era stata risposta prima, sulle 300 inserzioni gratuite, se si sommano a quelle del mese successivo. Allora, 300 inserzioni in totale, per cui nel senso 300 inserzioni che sono caricate in quel momento, cioè nel senso non è che voi nel primo mese ne avete 300, poi il secondo mese diventa 600, poi 900, via dicendo. Sono sempre 300, semplicemente magari alcune inserzioni potete andare a eliminarne, altre aggiungere. L'importante è che il numero totale di inserzioni sia 300. Quello è quello la discriminante. Console venditori. Allora, per la console venditori ho fatto vedere anche qua, visto che alle volte magari da dei problemi per attivare la console venditori, vi metto quest'altro link in chat, e da questo link dovrebbe rimandarvi direttamente sulla console venditori. Ok, potrebbe importare un catalogo da Excel o da gestionale, questo sì, lo vedremo domani, assolutamente si può fare. Ok, poi per quanto riguarda la quantità del prodotto, c'è un limite numerico? Vale comunque un'inserzione? Allora, vale un'inserzione se il prodotto è un prodotto univoco, per cui possono essere anche 20, quantità 20 di quel prodotto vale un'inserzione. Se invece il prodotto ha delle varianti, ad esempio variante di taglia, ogni variante conta come un'inserzione. Poi, ok, siccome domani è giovedì, causa accavallamenti, non riuscirò a seguire, sarebbe possibile registrazioni? Allora, prima ci è stato detto dai referenti della Camera che purtroppo per la registrazione di oggi appunto non si è riuscito, vedranno appunto per domani, giovedì, invece di riuscire ad avere le registrazioni. Assolutamente. Poi, appunto, in ogni caso, se ci fossero dei problemi e delle cose, ci risentiamo sempre sul supporto, nel senso che comunque una volta fatti i passaggi, diciamo, del webinar di oggi, quello che poi andremo a vedere domani e dopodomani va un po' più nello specifico, è un po' più frontale come lezione, comunque a mano si può vedere. Ok, poi ok, questo sì, allora,
Ah, per quelli che fanno infatti B2B c'è l'opzione di inserire che il, appunto, il vostro compratore debba mettere la sua partita IVA. Quello sì. Se non sbaglio, intanto lo cerco, poi vi dico dov'è questa, dovrebbe essere qua. Allora. Ok, no, questa informazione poi la recupero perché mi ricordo che era, c'era la possibilità di impostarlo. Va bene, poi dopo recupereremo anche questa info. Allora, ho eventualmente il vostro consenso a farmi le registrazioni da solo, allora questo deve vedere con la Camera di Commercio quali sono le policy riguardo alla privacy e via dicendo. Questo deve vedere in quel senso. Allora. Va bene, per cui allora gli argomenti di oggi sono questi che abbiamo visto, che ho visto anche con Sara. Visto che comunque c'è ancora tempo, allora appunto io chiederei chi ha creato un account eBay, intanto, oltre a quelli che l'hanno indicato, di segnalarcelo, o comunque se non segnalarcelo adesso, poi se apriranno un ticket appunto di scriverlo e di dire che avete partecipato a questo webinar. Noi comunque, appunto, essendoci ancora un po' di tempo, siamo a disposizione per poi ulteriori domande, per cui scrivete pure. Ok, perfetto, grazie Daniele. Ok, poi comunque in ogni caso anche domani, quando ci sarà la seconda sessione, prima di iniziare a vedere gli argomenti, se ci sono domande, grazie Elisa, se ci sono domande per quello che riguarda oggi, perché può essere che magari una domanda venga fuori più tardi, uno ci pensa su, magari a caldo non gli viene in mente, eccetera, rispondiamo domani, barra se si vuole rivedere qualche passaggio anche domani di quello che abbiamo visto oggi, il tempo c'è. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che stanno portando, ok? La voce del menu preferenze venditore professionale compare solo dopo il collegamento dell'account PayPal? No, compare anche prima. Se ci sono articoli simili, si può copiare un'inserzione e modificarla per crearne una nuova? Sì. Ok, allora condivido un attimo. Ok, allora da qua, quindi da vendite, si va sulla console venditore, poi sotto inserzioni. Ok. Abbiamo un'inserzione di queste che abbiamo già messo. Tra le opzioni c'è vendi un oggetto simile. Vendi un oggetto simile vuol dire che sostanzialmente ha le stesse impostazioni che avete già messo,
modificate quelle che sono diverse, se c'è da modificare la foto, una variante, eccetera, e poi la pubblicate. Quindi questa sarà una in più rispetto a quella che avete prima, senza bisogno di doverla rifare da zero. Per cui, come detto, da qua si va di fianco all'inserzione dove viene scritto modifica e si fa vendi un oggetto simile. In questo modo si può fare appunto l'inserzione come veniva chiesta. Allora, a me non compare preferenze venditore professionale. Allora, facciamo così, anche qua, scriva una mail, la mail di supporto, già che ci siamo, e proviamo a vedere un attimo. Ci sentiamo, ci traguardiamo un attimo, vediamo se è un bug, se è un problema di altro tipo. Allora, poi dice, ho creato l'account, dove inserisco il nome del negozio? Allora, se è stato creato l'account dopo che sono state attivate le promozioni, dopo che sono state attivate le promozioni, importante perché, appunto, come detto, se voi aprite il negozio senza aver attivato le promozioni, eBay non riconosce che ne state usufruendo. Comunque, una volta che voi avete il vostro account, andando su il mio eBay vendite, come visto prima siete nella console venditori, sotto marketing, ok, qui avrete tutto quello che riguarda il vostro negozio. Andando qui su gestisci il tuo marchio, modifica il negozio, qui ci sarà nome del negozio, inserisci il nome del negozio e qui potete inserirlo, oltre poi appunto tutte le altre informazioni, il banner, il logo, la descrizione e via dicendo. Per cui da qui, è da qui che si va a inserire il nome del negozio. Ok, allora, andiamo su, perfetto. Adesso ancora quelli che stanno riportando il loro nome account, ok. Sono arrivato alla schermata e ho creato un account professionale. Da qui come faccio ad attivare le promozioni? Allora, se ha creato l'account professionale e ha già messo ha già collegato l'account PayPal e partita IVA, segua semplicemente questi due link che metto in chat. Il primo è per attivare la promozione zero commissioni per 4 mesi e mezzo. Il secondo è per attivare la promozione 6 mesi negozio premium o 12 mesi negozio base. Va bene, grazie Massimo. Ok. Perfetto. Ok, a questo punto deve, allora, per chi ha fatto i passaggi oggi, bene, per chi non ha fatto i passaggi, di provare poi appunto nel pomeriggio, comunque quando poi ha tempo, di replicarli, in modo che poi domani vediamo chi ha creato di nuovo l'account. Se qualcuno anche o adesso o ad esempio domani ha creato già il negozio, ha già messo il logo, eccetera, magari vuole dire il nome del negozio, e diamo un'occhiata, si può fare. In ogni caso, appunto, se poi domani arrivate comunque già almeno con l'account e col negozio aperto, con le impostazioni base, viene anche più semplice poi seguire tutti i passaggi, perché appunto domani in particolare andremo poi a vedere la parte che riguarda come ottimizzare il negozio, come gestire il proprio inventario e nella terza sessione invece vedremo proprio la parte degli ordini, che poi è di fatto la parte più centrale, più importante comunque del vostro account di eBay. Allora, se poi non ci sono altre domande,
Allora, intanto io approfitto e ringrazio intanto tutti i partecipanti che comunque hanno deciso di dedicare questa mattinata a seguire questo webinar, perché comunque è sicuramente non banale riuscire a ritagliarsi comunque del tempo per questa cosa e riuscire poi a seguire i passaggi, eccetera, fatto anche online, ovviamente non avendo la possibilità di farlo di persona. E ringrazio appunto di nuovo poi i referenti delle Camere che hanno messo a disposizione la piattaforma per questa iniziativa, per cui a questo punto vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 9:30, lasciando quei 5-10 minuti perché si colleghino tutti, e quindi poi ci risentiamo.